È stato un Gran Premio da record, abbiamo avuto affluenze del 60% maggiori rispetto al record del 2019, quindi sostanzialmente quasi 330.000 presenze effettive tra addetti ai lavori e pubblico, per cui non possiamo che essere felici di questo risveglio dopo 2 anni di sonno dovuto al lockdown e alle limitazioni l'anno scorso dell'affluenza. Il pubblico si è dimostrato estremamente interessato alle proposte anche di carattere di intrattenimento musicale o di eventi collaterali alle gare in pista, e quindi penso che questo sia anche la soddisfazione di aver raggiunto l'obiettivo che ci aveva posto Formula 1 di cambiare un po' il format e di modernizzare l'offerta al pubblico. Questi 3 giorni 6.000 punti di contatto nei nostri 3 centri di informazione, uno volutamente nel centro della città, Piazza Duomo, l'altro in stazione e l'altro dentro il parco, per avere informazioni non solo relative al come mi muovo, ma al che cosa c'è a Monza. Vi posso dire che ad esempio sono stato per più di un'ora l'altro giorno in Piazza Duomo, dove avevamo messo insieme 2 istituzioni, il Comune e i Carabinieri, per fare un esempio. E in quell'occasione tantissimi cittadini italiani e stranieri fotografavano le grandi foto che noi avevamo messo a richiamo del nostro stand di promozione. Il Gran Premio di Monza, che è già un evento importantissimo che richiama ospiti anche internazionali, una grande partecipazione anche internazionale, quest'anno ha raggiunto davvero dei numeri record proprio per la celebrazione del centenario, ma devo dire appunto che con la collaborazione di tutte le istituzioni e di tutti gli enti che sono stati coinvolti è andato tutto molto bene, quindi si è confermata la grande festa che doveva essere.